le vette dei giganti. Dio mio. Titolo Elderi fino alla fine. Diego! Oh! Dio, pure te! Perché, perché lo dici col tono silenzioso? È perché bisogna parlare piano, con calma, è molto... Che è sto testa di cazzo? Anzi, mi sa che devi abbassare un po' il volume di gioco, comunque. Ma chi è sto testa scola pasta? È quello che hai beccato all'inizio del gioco. Gio. Oh my. E chi è il musolone? As for his flesh, I hope you can make your peace with them. You're about to sacrifice the life of a fair maiden, only so that you may be lord. What a horrible thing to punt your ascendancy. But how would the lord crown? Chosen, tarnished, and would-be lord, spare the poor girl. If you are prepared to show us and attain lordship through her, then heed the words of I. Ma che vuole? Perché mi sta a cercare di convincere? È un venditore porta a porta. Chiedi udienza tra le dita della fiamma della frenesia. Se erediterai la fiamma della frenesia, le tue carni rimetteranno il fuoco. Sì, e la ragazza sarà risparmiata. E questa è la via più virtuosa per il trono. Perché mi sta vendendo altre cose? Questo è il finale che ho fatto io, comunque. Davvero? Sì. Però non... cioè, non... ma chi te se incula? Ma sei pazzo? Ma in realtà l'arma la può prendere comunque. Levatene dal cazzo! Venditore porta a porta! Io non ci casco! Raccogli subito tutto. Adesso... capito. Grazie Magic Truffle, benvenuto amore. Allora qua c'era il robo che dovevi prendere l'altra volta, te lo ricordi? Beh sì. Sì 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 sì. Sì. Proprietario un tempo noto come Yura, custodiva il ricordo di una donna nei recessi profondi del suo cuore. Fanculo, stronzo. Allora sì, mi ricordo. Oddio. Vai. Ti ricordo che qua puoi evocare il Mimic nel caso... Sì, magari non affronto subito lui, che non mi interessa. Danno un botto di anime. Serio? Sì. Quindi io lo evocherei e andrei piano piano ammazzando tutti, evitando di morire correndo troppo. Calma. Tanto ti ridanno anche le fiaschette ogni volta che li ammazzi. Questi stanno in due, è inevitabile. Eh sì. Però puoi evocare il Mimic, quindi non c'è problema. Cioè, tu affronti uno, lui affronta l'altro, via. Guarda cosa sto per fare, Dashi. La mossa più five-head del mondo. Non avete ancora vista questa cosa? Vabbè, io... liscio. E invece... no, liscio. Ma perché non lo colpisci così Tiagra e basta, senza... niente. A boss. Sì, ma vieni qui! Imi! No, no, no. A posto. Adesso duri sì, però appena l'ammazza danno un botto di anima, poi si vede. Ma poi... non te l'avevo fatto prendere lo scarabeo dorato, beh, no? No. Che fa? Ti dà il 30% di anima in più. Serio? Magari è il momento di andarlo a prendere. Come ho fatto a non colpirti? Non lo so.
Al 30%, no? Perché non mi ricordo mai le percentuali, dovrebbe essere il 30. Stupido. 5K. Non male. Non è come l'altra zona dove si farma le anime, che danno 2K a ogni nemico e sono delle pip perché le ammazzi con due colpi, però... Questo l'oggetto dicevi? No. L'oggetto che dico io è sotto, è presente che ci sono le solite scalette che ti portano sotto nelle rovine, no? No, è morto il mio compagno. No. Sì. Ah, sì. Madonna, quanto l'hanno depotenziato il Mimic? C'è una pippa. Ma io più che altro non l'ho più potenziato, magari... No, vabbè, in due non ce la faccio. Allora, il cappellaio, quella zona sottoterra dove ci sono tanti nemici da sanguinamente. Eh sì. Ma questi sono forti sempre o sono forti solo perché io sono scarso adesso? Un po' e un po'. Cioè, sono forti, però non dovrebbero farti metà vita con un colpo. Beh. Quindi vuol dire che poche difese, perché hai livellato poco. Poi, come abbiamo già visto, è possibile fare tutto anche a livello 1. Però, da dove l'hai visto? Ho visto gente che affrontava il boss finale a livello 1 senza prendere un hit. Quindi, volendo, tu vuoi fare tutto il gioco a livello 1. Però ci vuole un attimino più di, capito? Sì, ma non accusa. Che comunque puoi anche correre, andare a prendere le tue anime, andare a prendere l'oggetto e scappare. Cioè, non c'è bisogno di farli tutti, se non c'è voglia. Ma io voglio farli. Ok. È proprio una pippa il Mimic. Ho perso 13K? Sì, vabbè, quelli. Va bene, allora, vado a prendere l'oggetto. Vai. Tanto non ha senso, quando prendo troppi danni non mi ci devo incaponire. Tu mi fai, tu sei un diavolo. Eh? Sei cattivo. Che ho fatto io? Sei tu che mi dici fateli. No, hai detto prova a farteli, poi se vedi che non riesci è tutto gestito da te, dietro. Io ti ho detto quello che ti danno e quello che potresti fare. Poi lo devi decidere tu se fare. Qual è o meno. Sto cazzo d'oggetto? È sulla destra, c'è una scala in fondo. Ma credi tutti. Lì. Scendi sotto, prendi l'oggetto. E poi anche se muori, tanto c'è zero anime. E questo qua lo devi portare alla tavola rotonda. E ti servono 45.000 anime per comprare i potenziamenti per la tua arma. Eh? Sì. Ti ricordi ieri che ti avevo detto tieni le anime che ti servono però poi per potenziare? Ti ho detto no, ma faccio un livello, poi tanto sono anime. Vabbè. Si fanno. Ma tu mi avevi detto di fare questa roba per prendere le pietre di livello 6. Sì. Io non le vedo. Come non le vedi? Guarda lì. 4 ve ne vende. Ah, questa... Perché c'era scritto che costavano 6.000? Ah, forse aumentano... Ah, no, 6.000 sono le altre. Quindi ne devi comprare 8. 8? 8 per 1.500? Non ci arriverai mai con questo. 8 per 1.500? Ne vende 4 comunque. Bella Davide, grazie per i 12 anni. Ma che ne vende 4? Sono infinite. Io ne ho lette 4. No. Non c'è il numerino. Ma poi non, secondo me non ne vende infinite. Sì. Serio? Sono fatte apposta per... sì, perché le trovi... Questa qua... Cioè, hai visto dove è che hai trovato quella... 6? Sì. Sei alla fine del gioco. No, non le puoi prendere all'inizio e quindi potenziarti all'infinito all'inizio. Lo puoi fare alla fine del gioco. Ha senso, è giusto. Adesso devi fare una cosa importantissima. Grazie Davide, grazie per 12 anni. Dimmi.
Mi fai vedere un attimo l'NPC che c'è lì dove stai puntando adesso? No, dove stai? Beh? No. You have felt the hook and smell it. Apparently my seat was a brief risk and unshackled, trapped in this sewage. What? E farti un giro nelle fogne. Qui sotto? No, aspetta, le fogne Mari quando hai più tempo, perché è bella lunghetta come cosa. Ok, ok, ok. Sì, sì, proprio belle le fogne, per niente dispersive. Non mi è venuto il mal di testa a girarci per una sera intera. E allora, devo andare a farmare anime, dimmi un po'. Allora, prova a vedere l'NPC nel lago, quello che viene proprio segnato, devo vedere un attimo il nome. Questo? Leggi d'anziana. Ok, non è lei. Leggi Dida. No, non è lei, infatti. C'è un NPC nel lago. Sì, però mi sa che non c'è più nel lago perché si è teleportato un'altra parte. Quell'NPC ti fa andare in una zona incazzatissima dove ti danno un botto di anime. Come quindi si chiama l'NPC? Dimmelo. Adesso guardo, dammi un attimo, ci penso io perché dopo nemmeno. No, più che altro... Ah, era qua, era, sì. Altro? No, non niente. No, adesso parli. Leggi di Tiziana. Ah, mi sa che non l'hai beccato. Saggio Govri. Mercante Nomade. Boh, Salbero l'ho fatto? Mica mi ricordo. Oh. A vedere? No, perché non c'è il segno dell'albero. Di solito quando vai sull'albero ti appare il segnalino dell'albero sotto. Dice Chiesa della Rosa nel lago, dicono. Ma siete sicuri che sia ancora lì? A questo punto del gioco? Perché non l'ho fatto quell'albero? Boh. Ah, qua c'ero passato de corsa, mo mi ricordo. Ma un po'... Vabbè. Che è qua sotto? Ok. Eccolo qua. Allora. State criticando il mio modo di giocare ai videogiochi? Ok, no, in teoria dovrebbe essere ancora lì sto tizio. Io non ho skippato proprio un cazzo. No. Io non skippo, non si skippa in questo gioco. Perché si può fare tantissimo backtracking, Dio Madonna. Oddio, sì. Ancora con st'idea dello skippare, ma che cazzo ho skippato? Al massimo, beh, Dio, sei molto underlivellato per la zona in cui sei, eh. Quindi un po' di roba l'hai skippata. Ma io non sono in nessuna zona, io sto girando a fare le cose che mi va di fare, mi piace fare. Cioè, sì. a me non mi vate fa tutte le volte quelle cazzo di miniere con lo stesso boss ripetuto. Cioè, nel senso, se c'è no, stata prende... alcune sono belle, cioè... Non mi pare. No, alcune sono belle. Ce n'è una molto figa che è un trip, sembra PT. Ti ricordi PT? Sì, vabbè. Sì. Ma che sta te? Non si fida. C'è una grotta che sembra Silent Hill PT. Sì. Ma questo non l'ho fatto per Davorio. Ha lo stesso meccanismo. Dai su. E non è ancora venduta la Play con PT. C'è pazzerello. Col suono della... Vabbè, sono un genio. Col suono? No, perché... Però cercala su eBay la Play con PT sallato. Vedi un attimo i prezzi a quanto si aggirano adesso. Il platino non lo so, perché dovrebbe far più run e non credo abbia voglia di farlo. No, non mi interessa. Cioè, molto, molto più facile rispetto agli altri giochi della From. Ma proprio tanto più facile. Però... Sono comunque 3 run se non giochi su Play. Comunque stanno dicendo il lago, no? Visto che hai fatto questa parte. Questi qua danno un'arma incredibile. È una delle armi, secondo me, più forti del gioco per destrezza.
nel lago. Sì. Quando potrai aprire la mappa, se potrai aprire la mappa. Sì. Quella era la chiesa lì. Ah, c'è ancora il tizio. Ok, ma quindi ci è andato. È quando, attenzione, quando stavo cercando l'NPC che mi hai detto. Ah, ok. Quindi è ripassato anche da lì. Ci sì, sta. Sì, sì, c'ero passato. Mi pare, Oh, record. 7 pubblicità di fila. Incredibile. Ciao, Joe. Grazie per ricordare le pubblicità. Adesso le sparo al massimo. Voglio vedere quanto arrivano. Per me arrivano a 9, tranquille. Allora, con questo devi parlare finché non ti dà le mutande. Cosa per te? Dito sanguinante e purulento. Ah, no, prima il dito. Ok. Senza luce furono estromessi dalla grazia e abbandonati dalle due dita. Quelli che ti chiedono di ricomporre i scocci del loro mondo. Ah, la tua fiducia in lui è mai riposta. Infatti ho ammassato quello là. Devo provare il dito per forza? Sì, però devi farlo a nord, perché qua mi sa che non trovi nessuno. Non c'è nessuno al tuo livello. Perché c'è no? Qualcuno che sa dov'è una bella zona. Cioè, non sapevi quanto valeva la play con PT. Vabbè, incredibile. Dov'è il dito? Perché è negli utilizzabili. Ah, è utilizzabile. Sì, nei. Però devi usarlo nella zona dove si fa PvP, quindi non qua. Qual è? È quel dito lì, dove c'è scritto 8, quello. Ok. Perché non qua? Allora, apri la mappa, perché qua ci sono rimasto mezz'ora, l'altra volta non ho trovato nessuno. Vai più a nord e premi LB. Che è L1. Vai nelle zone dove ci sono quei cerchietti lì. Alla chiesa di L. Ah, lì fanno PvP? E allora bisogna ascoltare lui. Capito, Dio? E qual è la chiesa di L? Dio. All'inizio del gioco. La prima chiesa che becchi. No, sopra. Sopra. Sinistra. Quella. Ah, ecco perché tutti i video che vedo della gente che prova build sì, strane. Ho visto pure Nanni che faceva PvP lì l'altra volta. Ok, ok. Io non mi sono ancora informato sul PvP, sono proprio. Allora, devo farne 5 a letto. 3. 3 basta che li fa. Cioè, basta usare 3 dita e andare nel mondo. Puoi anche lanciarti da un burrone dopo che sei stato. Cioè, dopo che sei andato nel mondo dei tizi. Devo togliere il codice? Sì, credo. Ce l'hai il multiplayer ovunque, regionale. Cioè, non regionale, mondiale, non regionale. Come si vede? Impostazioni, multiplayer. Quello del mappamondo. Vabbè, sta invadendo in teoria. No. Sì. Ma okay. Devo vincere o devo perdere? Basta che fai 3 invasioni. Questa già è una. Ma mo devo combattere però. Sì, devi combattere. Dov'è? Sulla mappa ti segna il tizio. Cioè sulla bussola. C'è la. Eccolo lì. Tu vai là e se riesci lo crepi di mazzate oppure muori. Vabbè, devo anche ricordarmi di farti comprare una torcia prima di andare a nella zona quella là, perché hai capito. È sto stronzo? In teoria no, è l'altro stronzo quello che scappa. E l'altro è un amico mio? Sì, non però mi pare. È incazzato, quindi. Mi sa che ha smirato, ha preso te. Quella comunque è la katana, quella OP. Ma si è curato? Sì. No, ce l'ha con me! A quanto pare vuole ammazzarti, forse hai rotto il giochino. Sicurato si è curato però, vaffanculo. No, ma che palle quello. No, peccato. Un colpo andava giù. Finito le cure.
Sì, ma quell'altro è un cagacazzi. Eh sì. Come ha fatto a missarti che eri davanti a lui? Guardate che stronzi. Questa costa tanti PA, eh. Prima o poi li finisce. Cosa fa? Sta aspettando che attacchi. Appena attacchi la tira. E invece no, questa è brutta la marcescenza. Mi sa che te ne vuole fare un altro. E vabbè, ma in due, Dio Cristo. Ma andate a fanculo. Io l'altra volta ho invaso uno, erano in tre. E tutti e tre avevano armi pesanti e castavano attacchi ad area. E appena ho provato ad attaccare uno, ho visto questa enorme esplosione multicolore. Sono morto. Niente, ho perso 6.000 anime. Ma bestia, sti 6.000. Che fai? Pazzo. Ah. Lo farò tre volte. Sì. Erano amichetti, eh sì. Ma scusa, ma se sono amichetti, non so di un altro. Di un altro colore. Ma in questa zona molte volte fanno le come si chiama? Vabbè, chiamiamoli tornei. Ovvero un host evoca due rossi e li fa combattere tra di loro. Ok. Quando vince un rosso ne evoca un altro e vanno avanti così. Cioè di solito si fanno ste cose nel PvP dei Souls. Quindi io non dovevo attaccare quello lì. Sì, però a te non frega un cazzo se attacchi tutti, perché tanto, cioè, stai facendo una missione che ti frega. Cazzo, è vero, potevo recuperare le anime. Vaffanculo. Ma sì. E vabbè, però nella zona che fai adesso di 6.000 anime le fai senza esagerare in 5 secondi. Anzi, in un secondo ne fai 12.000. Perché c'è un nemico che cade da solo e ti dà 12.000 anime. E lo puoi fare. Dov'è? A ruota. È sparito? Di fianco al falò. Era apparso? Perché se è troppo lontano non lo vedi sulla bussola. Devi avvicinarti a lui. Ma dov'è? No, nella zona circoscritta, non è che può andare in giro per la mappa. Ammazza, che coglione. Ah, se è troppo vicino non lo vedi, è il contrario. Allora non c'è spuglio, tipo. Ah, guarda che stupido. Si è trasformato in uno di quegli esseri di merda che sputa veleno. Cioè, si era trasformato in un testicolo. Esatto. Madonna. Vabbè, curettina tattica. Eccola lì. Ha sbagliato, usato TPA. Morto. Un genio. Ma poi si era posto come... Boh, io pensavo che questo è forte. Si era fatto la statua, là. Un genio. Sì, comunque il danno che gli hai fatto è ingestibile. Cioè... Troppo? Un po' troppo. Ho capito, ma che cazzo vuoi? Oh. No, ma è il gioco che ti ha fatto andare nel suo mondo, quindi è colpa del gioco. Però, cioè, l'hai sciolto, poverino. Forse quest'arma è incredibilmente forte nel PvP e non nel PvE. Le armi in destra... Io, allora... Allora. Da profano, ma le armi in destra di solito sono forti nel PvP. Ma in realtà... Lo stocco mi ricordo che era molto forte nei vecchi Souls. Ma perché romper cazzo? Però è destrezza. Cioè, non è forte come arma, è forte perché fa tanti attacchi. No. E sono tutti attacchi da fondo. Sì. Sì, però... È rompe il cazzo perché è veloce. E le armi in destrezza sono veloci. Sì. Questo e le armi in forza danno. Non le puoi fermare e shottano. Eccolo, oddio. Che è? Ma chi è? Oh no, questo è incazzato, eh. Perché è incazzato? C'ha due alabarde, ti aspettava. Aia. Eccolo. Come? Sanguinamento non ti ha tolto nulla, scusa. Ah, ecco. Aveva questo qua è fatto apposta per rompere i coglioni, ma scusami, eh. Ma che cazzo di setup è? È setup per far sanguinamento. Appena fai l'attacco, lui è... e t'azzicca. Ma che merda!
Sì. Però mi sa che ha perso il buff, infatti lo sta rimettendo. Questa weapon art qua è incredibile, adesso lo fa anche con l'altra, quindi preparati. No, ne basta una per mettere sanguinamento istantaneo. Sì, ok, ne basta una, perfetto. Dovresti fargli il parry, visto che fa sempre lo stesso attacco e... Io non l'ho mai colpito una volta, oh. No. Che fastidio sti giocatori di merda. No, ma in realtà col parry li distruggi, eh. Non gli ho fatto nemmeno danno. Cioè non è buffata l'arma, quel sanguinamento lì. Ah no, si è ancora buffato. Mamma mia, che fastidio. Hai visto che bello come ha bilanciato bene il PvP? Ma è inattaccabile quel tizio, come cazzo fai? Con le magie? Il parry. No, il parry. Le magie le schivi, che ci vuole a schivarle le magie? Io gli ho fatto 78 di danno, raga. L'avete visto? magari aveva messo tutte le cose per le difese. Quante ne hai fatte? Tre? Sì. Sì, sì, l'ho fatta. Perché a posto, poi ritorna alla chiesa dal tizio. Dopo questa bellissima esperienza nel PvP. Ma in realtà è figo il PvP. Il problema è che c'è sta gente sgravata. Mi ricordo... Ma il problema è che giocano tutti così e tu non hai ancora visto nulla. Cioè, quelli che hai visto fino adesso sono delle pippe. Io ho visto gente con delle build improponibili. Ma anche solo la katana che lancia i fendenti di sangue e ne lancia 7 di fila prima di finire la stamina. Cioè, ma anche l'arma poi di un boss che troverai, che è la weapon art che fa 3 attacchi di fila che sono attacchi AOE infiniti, e se non riesci a schivare prendi il cazzo. Cioè, delle cose... Vediamo un po'. Oh, Lam, I'm glad that you have a I wish to anoint a knight to serve. Luminary Moog has so. Ok. Favore del Signore del Sangue. Final trial. So normally this ritual would involve killing one, but since you are maidenless, the blood of anyone. The cloth. No, ma le build le so, però non so dove faccia le robe. Che devo fare? Video di gente. Adesso devi andare. Apri la mappa un attimo. In alto. No, troppo zoomato. Più. No, dove vai? Che fa? È pazzo. Vado a ammazzare la tipa qua dentro. Ha detto serviva il sangue di una fanciulla. Ma no, sei pazzo. Ma poi non puoi colpire qua dentro. No, voglio fare una cosa. Compra. Compro. Ti avevo detto 8. Ne comprate, vabbè, te ne mancano 2. Adesso devi aprire la mappa. Ah, è vero, non posso comprare ancora io qua. Dimmi. Cosa? Volevo fare l'upgrade e non c'ho i soldi. Allora, lì fermo, un pochettino più sopra. Proprio poco poco, lì sopra devi andare, quell'alto piano lì. Ok. Proprio in cima, che c'è anche un falò da... Ok. No, il punto è che... Falò da... Devo fare 2000 cose e quando è così me lo del culo, perché adesso sono arrivato in un punto in cui... Allora, io il gioco adesso, fino adesso il gioco l'ho giocato tutto quanto di corsa. Non mi sono soffermato troppo, non ho skippato, perché io non skippo. Adesso sto recuperando le cose che ho lasciato dietro, perché non mi va di farlo piano piano. Voglio andare più avanti possibile, fino a che non trovo un muro. E il muro è la zona quella là della neve, che per me è un muro. In realtà più avanti poi. Comunque. Ma anche Villa Vulcano è un muro, perché là non ci potevo andare. Ah, in effetti. Però hai fatto il boss dell'area, si sa bene. Vabbè, ma era una vippa, dai, quel serpente di merda. Ma in realtà... Cosa? È considerato un boss forte? Non lo so, io l'ho fatto 2 volte, tutte e 2 le volte al primo try. Però ho visto gente ci succava, quindi dipende da persona a persona. Boh. Qua c'è stato sicuramente un falò che non ho preso. Ma Nanni ha fatto tutta la run con quei cazzo di talismani che ti tolgono la vita. Che cosa ho fatto anche io? È vero, è vero.
Vabbè, ma raga, ma faceva un botto di danno se te prendeva. Nani veniva shottato, presumo, no? Dai, non puoi... Non prende danno da un boss così grosso. Che poi, da come ho capito, lui ne aveva due di quei talismani. Perché uno era per, tipo, l'attacco e l'altro era per la build da mago. Allora, qua, aspetta, devi andare... Prima fammi trovare il falò, se c'è. All'ultima torre. Sì, sì, è in cima al falò. Dice King che non devi andare lì per bagnare il fazzoletto. Sì, c'è anche un'altra location, ma non me la ricordo, quindi lo faccio andare in questa, è più veloce. E in più fa anche una cosa che secondo me potrebbe essere interessabile. Forziere? Sì. Però ce ne sono un po' di vergini in giro, però non mi ricordo dov'è. Beh? Adesso devi andare alla prima torre che ha il portale, ovvero questa qua davanti. Sì. E andare in quel portale lì. Ma è aperto il portale, perché là ti ho visto che erano spenti. Eh no, è spento, però hai appena preso la chiave e più ne avevi un'altra nell'inventario. Cos'è la V-Word? Sono molto confuso adesso. Ah, ecco come cazzo ci si arrivava su sti isolotto de merda. Hai visto? Non ho skippato, poi li recupero piano piano, mamma mia, raga. Perché voi li fate uno dietro l'altro? Io non gioco così. Ma c'è ancora il teleport che si glitcha? Perché io non ho capito come si fa. Ma chi è sta tipa mo che mi stai a far affrontare? No, non è una tipa, la tipa è morta. Oh me, vedi perché, Dio Madonna. Ma questo è quello che incontri all'inizio del gioco. C'è gente che lo fa con i mutande. Dai, per favore. No, nel senso, ma non dico che è forte. Dico che palle. Bel boss. Allora, Marty, per prendere quel talismano, se ho capito quello che intendi, è nella zona dove si farma il drago, quello che ti dà 100k di anime. Sembra la zona del quadro di Ariandele, sto ponte così. Non te lo ricordi sto posto di È dove inizia il gioco. Ah, ok. Vabbè, un attimo. Ho avuto il dubbio. Quindi quello è il primo vero boss. Sì, quello che ti uccide ti fa andare poi. Quindi questa porta l'ho aperta io? No, era chiusa alla prima run. Cioè appena ci arrivavi. Si apre dopo, non so bene con quale evento si apra, però. Comunque stavo dicendo, Marty si trova nella zona dove c'è il drago che ti dà 100k, quello che rimane fermo, il drago Falco Tempesta antico. Di... Sì, fa molto ridere. E adesso ritorno dal tizio. E in quella zona lì c'è un forte molto difficile. Ma chi è e la tipa? Esplorando quel forte tu trovi quell'oggetto. La tipa è... non lo so. Non lo so, mi dispiace non... Ma scusa, questa zona l'ho completata? Sì. Dico, il tempo stringe. Sta stringendo sempre di più il tempo. Vado dal tizio. Che cosa mi dà il tizio? Ti dà un... come si chiama? Un tipo un talismano che ti permette di andare nella zona dove dobbiamo andare. E qual è la zona dove dobbiamo andare? Poi vedrai. Oltretutto, se vuoi ti faccio anche buggare il boss, però dovresti andare in un'altra zona. Ciao Gianni! No, non voglio buggare i boss, questo no. No? No. Ne parleremo dopo che l'avrai affrontato per un'ora e mezza. Sì. Però non per il boss, per l'area. Il boss poi deciderà lui se farlo o aspettare, farlo più avanti. Clench your teeth or something. Spaccato. Never forget that feeling of agony, for it is what binds you. Mo? You have this. Oh, another. Medaglia del cavaliere di sangue puro. Esatto, devi usare sta roba.
Allora, Alvi, per buggare quel boss è molto difficile. Il Luminary Mog è il boss? Sì. Devi prendere un oggetto che si trova nelle fogne sotto la città. Quella è l'ultima città della zona, quella dove c'è l'albero. Ok. Andare nelle fogne, c'è un oggetto. Questo oggetto permette di immobilizzare il boss. Ah, ma non è un... Quindi tu cosa fai? Lo usi fuori dalla nebbia e quando entri il boss sarà immobile. A quel punto devi attaccarlo molto lentamente, perché se gli fai... se lo stordisci lui si sbugga e piano piano lo allora, uccidi. Allora, prima dimmi dove è questo boss. Devi usare il l'oggetto che ti ha dato, sarà un oggetto negli utilizzabili. Lo uso? Guardalo lì. Vai. No, ma non lo stavo dicendo per Diego, lo stavo dicendo per il ragazzo in chat che si è bloccato. Anche se secondo me conviene magari aspettare salire di livello e poi provare a farlo. Ma perché è così tosto sto boss? Perché ha un attacco particolare, c'ha un botto di vita. Ah, è un sotterraneo. Allora, guarda davanti a te. No. Non girare troppo, che è molto pericoloso. Prima trova il falò, poi... A posto. Oh, mi sembra un po' esagerato. Vuoi adesso puoi esplorare, trovato il falò, puoi fare quello che vuoi. Buon divertimento. Fate partire un timer per vedere quanti secondi impiegherà a morire. Quando l'ho fatto io avevo lo scarabeo dorato e ho attivato anche la zampa di gallina, mi ha dato tipo 700.000 anime. E non ho ancora visto come si neutralizza quell'attacco, non mi sono mai informato. C'è un oggetto, qualcosa, per toglierlo? Perché ho visto che quella schivata non fa. Avete fermato il timer? Ma è questo essere qua? No, no, questi qua sono i nemici base. Eh? Eh? Mi sei visto il cazzo? Mi spiace. Addirittura, mi spiace. Mazzatina in testa. Poi facciamo il tempo migliore, lo mettiamo su... Che senso c'ha sta roba? E infatti la prima volta che sono arrivato... Cioè, non è tutta così la zona, è questa parte qui che è una rottura di cazzo. Dovresti fare un nemico alla volta, piano piano. E così non evocano. Però è abbastanza incazzata. La parte dove si farma, infatti, solitamente non è questa, ma è l'inizio di quest'area o la fine di quest'area. Se no dovresti skipparla proprio velocissimamente. Madonna, ma non gli faccio nemmeno danno. Infatti no. Io ti consiglio di andare o in una direzione o nell'altra, però forse. E tornare magari qua quando sei un attimino più esperto della zona, eh. Loro respawnano sempre, vero? Sì. Lacrima che gli serve. Dici che cambia arma? Però prima volevo fargli... Non me lo fa prendere torrente. Non c'è. No. Sono nei sotterranei, non si può prendere torrente qui. Oddio, in realtà in alcuni posti sì, qua no. Ah, sì. Ah, ok. Boh, non l'avevo mai usato qua. Vabbè, skippa tutto. E
vai fino a che non trovi un falò. E poi da quel falò lì puoi farmare tranquillamente. Che anche se muori le anime sono lì. Per quest'area la esplori più avanti. No, no, no. Oh, 7, eh? Quindi già. Dio, ma che posto è? Se ho capito, ma quell'arma lì... Cioè, con la weapon art, bisciottavi, o con l'arma base? No, me l'ha fatto togliere. Invasione? Oh no, sei andato qua. No, Diego. Cosa? Perché mi stai mandando da questo boss? Perché mi droppa? Ma non ti sto mandando dal boss. Ti sto mandando dai nemici base per farmare un paio di anime. Il boss non lo puoi fare, secondo me, di adesso. Cioè, ti fa un botto di male. E i nemici base? Ma stai vedendo quello che mi stanno facendo? Ma non sono questi, Die. Devi arrivare al falò. Dov'è? Vai dritto per sta zona. Non ti fermare per nessun motivo. Aia. Oh oh. Niente, è possibile. Ogni anfratto, ogni cosa per incastrarsi. Se sono da destra, stavolta vado a sinistra. Esatto. No. Ma vai dritto senza andare in quel posto. Devo andare cattivo. Per forza lì. No, qua no, qua no. Sono tutti incazzati. Oh, sei? Attenzione. E dasci ecco qua. Dritto. E comunque vado lì. Non ti preoccupare, no, tu sei andato a destra. Dopo quest'area, se vuoi te la recuperi, però non ha senso farla adesso. Prima attiva il falò. Se no continui a morire e rifare la strada 20 volte. 9, buona. Madonna, quanto mi urta! Questi tutti a 4 attaccati? Esatto. Questa qua inizia ad essere la zona dove si farma. Qua sopra c'è il falò. E tu da qua parti e ti fai tutta la strada con tranquillità. Questi sono tutti addormentati, quindi li puoi fare uno alla volta. No, il falò, falò. Ma perché? Che ne sai che sta zona si farma? Perché la prima volta che ci sono arrivato ne sono uscito con 500.000 di anime. E quindi ho detto, questa qua sembra una buona zona per farmare. Serio? Sì. Posso evocarmi, fratello? No. No. Poi se guardi a sinistra, in quel lago di sangue, vedi che queste sono delle pippe. Ora quanti anime ti dà? 1? 2 K. E tu ogni volta ammazzavi tutti e poi ti facevi... No, io sono andato dritto, io non ho mai avuto bisogno di farmare. Però se uno ha bisogno di farmare si va qua, tranquilli proprio. Anche con il secondo PG che ho fatto non ho mai farmato. Sono andato sempre ai boss che davano più anime e ho fatto solo quelli. Qua si farma però. Sì, ma infatti non... Cioè, io ti consiglio semplicemente di farli quando ti serve qualcosa. Tipo, che ne so, devi potenziarti l'arma, ti serve un 30k, vieni qua, ti fai 30k al volo, potenzi l'arma. No, no. Poi, se vedi quel piccione là a sinistra... Beh? Nel lago di fuoco. Quel piccione con una freccia vola di sotto, ti dà 12.000 anime. Questo di sotto non ci va? No, questo è troppo forte. Invece sì. Madonna, quanto danno questa... fanno? Sì. Non è morto quello cadendo? Come? No. Sì, avevi 20.000, adesso hai 24.000. Comunque il danno in questo è buono, quindi secondo me quest'area... Non dico che la fai tranquillo, però... Sì, no, più che altro quei cazzo di scheletri del cazzo lì...
No, quelli là li skippi. Cioè, o li fai piano piano, uno alla volta, senza aggravarli tutti, o li skippi. Cioè, non hai altro modo di farlo. Soprattutto perché secondo me quelle zone sono tipo le trappole di merda che c'erano in Dark Souls 2, dove mettevano dei nemici potentissimi e tu o succavi o facevi tutto uno all'ora passando dietro gli alberi. Fammi controllare che odio tantissimo. Qua sopra che c'è. E qua teoricamente dove arrivi se non prendi il teleport, però non mi ricordo come ci si arrivava qua. Allora no, allora quello che vorrei fare io in realtà non me vado a farmi qua. Al massimo vado a farmi tutte le grotte che non ho fatto. Vado a farmi le zone sotterranee. Questa è una zona sotterranea, ok. Sì. Che mi mancano. Infatti questa qua è un'area che ti vorrei far fare io. Cioè, quello è il discorso. E faccio l'esperienza così. Troverò altri boss. Troverò sicuramente un'altra arena del cazzo. Sì, però intanto ridendo e scherzando c'è quasi 40.000 anime. Sì, quello sì. E a questo punto... A questo punto... Vado a potenziarmi l'arma. Eh sì. No, infatti lì prendo un po' troppi schiaffi, effettivamente. Vado anche a destra. Ma secondo me fino al boss ci arriva. Non tranquillo, ma il boss ci arriva. È l'arena, vedi? No. Ah. Quella l'hai fatta, andata, basta. No, l'ho fatta tre volte. Capitolo... No, due... Tre? No, due. No, non cambierà mai arma, Sirio. Mettiti il cuore in pace, ormai non... Piede da forgiatura 7. Ne manca. Per me la trovi in quella zona una, eh. Sono convintissimo. Niente, non si trova sta con ballaria. Massimo la prossima volta ti faccio prendere quella, potenzi un po' quello, potenzi un po' quell'altro, poi dopo, capito? Vabbè. A posto. Amo sforato. Sì. Hai sforato, Die. Non si fa, eh. Va bene, oh, ragazzi. Via. Domani